Inaugurazione ufficiale prevista a fine anno, ma i ladri l'hanno già presa di mira. La nuova sede della questura di Pistoia, di via Pertini, è stata infatti teatro di un furto proprio sabato pomeriggio. Verso le 17 un giovane si è intrufolato dentro l'edificio dove alcuni tecnici stavano allestendo gli impianti, facendo finta di nulla, anche se la sua presenza non era comunque passata inosservata. È entrato in una stanza piena di attrezzature ed ha scambiato qualche parola con un operaio, chiedendogli una sigaretta, il tempo di farsela accendere, ed aveva già arraffato il suo tablet, allontanandosi poi con gran rapidità. Ma gli altri operai lo hanno visto uscire con qualcosa in mano, hanno telefonato al collega chiedendogli di verificare se aveva ancora il suo tablet ed è cominciato l'inseguimento per bloccare il fuggitivo e recuperare la refurtiva. In quattro lo hanno rincorso. Il caso ha voluto che una volante della polizia passasse di lì in quel momento. I poliziotti hanno visto gli operai che rincorrevano il giovane e sono riusciti a bloccarlo mentre cercava di entrare nella stazione ferroviaria. Lo hanno fermato, il tablet gli era caduto e il vetro si era rotto. È stato recuperato e il giovane, 26 anni, originario di Pescia, con qualche precedente di polizia, è stato dichiarato in arresto per furto. Agli agenti ha detto che vive al campo nomadi di Lucca. Ha detto anche che gli abiti che indossava li aveva rubati la mattina stessa nella chiesa di San Francesco. Nello zaino, infatti, aveva ancora un libretto di preghiere della chiesa.